costituiamo le scorte per il futuro, futuro, certo. Però nell'immediato. Allora, dottore, si sono registrate alcune situazioni un po' particolari, le scorte di sangue sono in allerta rosso un po' in tutta Italia. Perché e come mai si è verificata questa situazione? Perché quest'anno abbiamo avuto un'epidemia influenzale molto pesante, siamo arrivati a numeri che insomma gli anni precedenti non avevamo raggiunto, quindi chiaramente i donatori se stanno male non possono donare. E siccome è particolarmente debilitante questa influenza, anche una volta guarito il donatore insomma si deve sentire bene per poter donare il sangue, quindi allora anche la convalescenza è un po' più lunga del normale e questo chiaramente ha creato una situazione, mentre contemporaneamente tutta l'attività è proseguita come al solito e quindi questo ha causato questa cosa che riguarda un po' tutta l'Italia. Ecco, quindi siete sotto scorta, cosa bisogna fare in questi casi? Ecco, in questi casi c'era una volta, io mi ricordo ormai dall'alto della mia età, che in cui arrivavano, che si facevano questi appelli, arrivavano i cittadini volonterosi e si prendeva, si donava senza tante chiacchiere. Oggi purtroppo, purtroppo perché il sangue non può essere utilizzato immediatamente, ma per fortuna perché chiaramente le misure sono molto più attente di una volta, non è così semplice. Cioè se arriva un qualunque cittadino, che noi non possiamo farlo donare finché non ha fatto tutti gli esami virologici eccetera eccetera, e quindi se non è a posto, in regola con le leggi dello Stato, magari poi il sangue con calma lo analizziamo, magari facciamo fare gli esami donatori, d'accordo, ma prima che questo sia fatto passa del tempo. Quindi per tamponare l'emergenza, in pratica la cosa più utile, e cui io mi raccomando in modo particolare, è i donatori iscritti o non iscritti, che comunque sono idonei, e quindi il loro sangue può essere operativo immediatamente, se stanno bene, se hanno superato l'influenza, che sono in condizioni di salute buone, di venire, perché quello è la cosa che ci serve di più.